Buongiorno. Con questo incontro inizia il secondo modulo del corso di pubblica sicurezza. Qui tratteremo la parte speciale del diritto di pubblica sicurezza, andando a proporre una rassegna delle norme che disciplinano le fattispecie principali e di maggior rilievo in termini di ordine e sicurezza pubblica. Si tratta, come vedrete, di materie che interessano la formazione continua degli avvocati e degli operatori pubblici, ma che si rilevano preziose anche per quanti si stiano preparando ad un concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, sia a livello nazionale che a livello locale. Come di consueto, per i corsi qui a Cammino Diritto privilegeremo un approccio di natura pratica, evitando di fare lunghi discorsi teorici. Questo approccio ha due vantaggi. Il primo, fornisce tutte le nozioni importanti in una lezione della durata di circa un'ora. Crediamo infatti che somministrare lezioni di 2 o 3 ore sia poco produttivo. Da un lato perché la soglia dell'attenzione inevitabilmente cade e quindi si deve riascoltare più volte la lezione per coglierne i punti essenziali. Dall'altro perché siamo consci che sia che siate operatori del diritto, sia che vi stiate preparando per un concorso pubblico, il tempo è poco. Quindi abbiamo pensato di costruire uno strumento che, benché lungo da preparare, possa fornire tutte le nozioni di interesse in uno spazio relativamente limitato. Passiamo alla parte forse più interessante di questo incontro, cioè alla misura prevenzionale principale in ambito sportivo, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Il DASPO è in realtà una macro tipologia di misura prevenzionale, nel senso che esistono sostanzialmente due tipologie di provvedimento di prevenzione che possiamo ricondurre all'interno della definizione di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Il primo tipo di DASPO è quello di competenza del questore, quindi si tratta di un provvedimento amministrativo. Il contenuto precettivo del provvedimento può avere due forme. Può limitarsi a vietare l'accesso alle manifestazioni, oppure vietare l'accesso e contestualmente disporre la comparizione personale presso un ufficio di polizia. Il secondo tipo di DASPO è di competenza dell'autorità giurisdizionale. Infatti può essere irrogato direttamente dal giudice penale con la sentenza di condanna per due tipi di reati, o per la violazione delle misure adottate dal questore, o per quei reati che siano commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o anche durante i trasferimenti da e per i luoghi in cui si svolgono queste manifestazioni. In applicazione di questa misura, il giudice penale può aggiungere la misura prevista dalla legge Mancino. Quindi, ad esempio, le attività non retribuite a favore della collettività, la sospensione della patente di guida o dei documenti validi per l'espatrio, oppure l'obbligo di rientrare a casa entro una certa ora e non uscirvi prima di un'ora prefissata.